Prima giornata Super Cup, Bad Boys contro Sporting Vaticano, 2-0 risultato per i Bad Boys, la squadra di Nicolò Pietrolungo. Siamo nelle prime battute del secondo tempo, adesso Gianni Sica non riesce nello stop, il pallone scivola in fallo laterale. Ripartono allora i Bad Boys, Barbato non riesce a intervenire sul pallone, ma mantengono il possesso palla. L'Azzillo per gli Sporting Vaticano. Sica, serve Basile. Basile mezza due, perde il possesso palla in un rimpallo, poi Barbato recupera ancora. Basile intercetta e perde ancora una volta il pallone. Poi ancora c'è troppo un po' confusionare l'azione. Infine il pallone si spegne in fallo laterale. Palla al centro, Spalice si gira, Catone su di lui, Spalice tiene ancora il possesso palla, è costretto a tornare sui suoi passi. Poi ancora Spalice, il colpo di tacco e il tiro tentato a pallonetto. Non è Teti il portiere al quale tentare determinate giocate. L'Anzillo lascia Barbato sul posto, poi il colpo d'esterno di Gianni Sica cercare di chiudere la triangolazione, non riuscito, e i Bad Boys ripartono dalla difesa. Buono il dribbling, poi Maurizio Basile ancora. Basile, il dribbling, costretto a tornare sui propri passi, poi fine possesso palla perso. Riccio, il dribbling di Biagio Riccio, il passaggio laterale, Sica non impatta bene sul pallone, poi il tiro di Mancino deviato da Montanari in calcio d'angolo, ma stanno iniziando a rodare e a costruire il gioco gli Sporting Vaticano. Palla al centro, ancora Sica, impatta il pallone ma finisce in calcio d'angolo, in fallo laterale, scusatemi. Ancora deviazione in fallo laterale. Palla al centro, Sica perde il possesso palla, Spalice ancora in mezzo a tre, Spalice si defila sulla sinistra, poi si allunga troppo il pallone, se l'aveva seguito l'Anzillo finisce in fallo laterale. Poi Basile sbaglia lo stop, il tiro di Spalice, la parata da parte di Jacopo Teti, pallone che finisce in fallo laterale. Palla al centro, attraversa tutta l'area di rigore, si spegne sul fondo. Ancora Biagio Riccio a cercare Sica, anticipato ancora una volta Barbato, il colpo di punta esterna non gli riesce perfettamente, poi Basile, passaggio ancora per l'Anzillo esternamente, poi Basile ancora cerca di mantenere il possesso palla, il colpo di tacco di Ballanzillo, non trova nessuno, poi ancora Biagio Riccio a servire Sica che perde il possesso palla perché nessuno gli aveva chiamato l'intervento dell'uomo. Catone, il tiro, sfiora l'incrocio dei pali, Emanuele Catone, finisce sul fondo il pallone. Fabio Montanari ancora possesso palla a cercare Spalice che impatta bene il pallone ma in mezzo a due perde il possesso, poi ancora di testa Catone, tocca in fallo laterale, palla al centro, Barbato di testa. Vediamo qui il collegamento.